Benvenuti in questo nuovo video, io sono Simo Graphics e questa è la rubrica Cucchiniamo. Quest'oggi andremo a cucinare il pan di spagna per torte. Per il pan di spagna occorrono 5 uova diviso col tuorlo e l'albume, 200 g di zucchero, 250 g di farina, poi 2 teglie di 24 cm di diametro circa, il burro per imburrare la teglia e la farina per non far attaccare l'impasto alla teglia. Per la preparazione del pan di spagna andiamo a dividere i tuorli dagli albumi. Andiamo a montare gli albumi a neve ben ferma. Se non disponete della planetaria, vi consigliamo di usare uno sbattitore elettrico per incorporare meglio gli ingredienti. Adesso andiamo a montare i tuorli con lo zucchero. Se l'impasto vedete che viene grumoso, vi consigliamo di aggiungere un bicchiere da cucina di latte. Adesso andremo a incorporare dal basso verso l'alto gli albumi. Composto, andiamo a accendere il forno ventilato più o meno a 180 gradi e nel mentre andiamo a imburrare le teglie. Suddividere il composto in 2 teglie e lo andremo a cuocere in forno. Forno.
Bene, questo è il risultato finale del pan di Spagna. Se volete farcirlo con la crema pasticcera, potete cliccare su questo link oppure in descrizione. E noi caricheremo anche un esempio di scritte fatte col cioccolato fondente, che vi invitiamo anche ad andare a vedere per ispirarvi anche a mettere delle scritte, per esempio, sulla vostra torta. Per questo cook tutorial è tutto. Se volete anche iscrivervi al canale, qui trovate la pagina YouTube, il nostro canale YouTube, pagina Facebook, Twitter, Instagram e anche il nostro e-commerce, quello lì. Noi ci vediamo a un altro video di Cucchiniamo. Ciao! Si vedeva?